Buona domenica e benvenuti all'ultima puntata di Domenica Like. Mi dispiace di lasciarvi per qualche mese, ci ritroveremo a settembre, ma mi dispiace non concludere questa avventura con Enza Campana, che spero ritroverete presto e a cui mando un forte abbraccio insieme a Roberta Tondelli e Andrea De Luca, che insomma erano qui in rappresentanza della musica. Ma è stata un'edizione un po' particolare, un po' come è stata la vita di tutti, no? Un po' stravolta, è giusto che anche noi ci siamo dovuti adeguare. Sarà una puntata ricca, verrà a trovarci Marco Calone, che si racconterà in una intervista esclusiva. Parleremo d'amore, lo faremo con Francesca Paola, che vorrà lanciare il suo messaggio d'amore, dopo capirete qual è. E poi parleremo di fotografia, lo faremo con Ciro e Gianni, una coppia che è molto conosciuta qui a Napoli, perché sono i fotografi delle star, soprattutto delle cantanti che affollano il panorama musicale napoletano, ma poi ci racconteranno anche la loro personale storia. Perdere peso senza perdere la testa, le nostre dottoresse Rita Menditto e Silvana Di Martino concluderanno il loro percorso con Salvatore, il loro paziente, e vedremo in questa prima parte del suo percorso alimentare e psicologico quanto ha perso. Questo e tanto altro tra poco, dopo la sigla, quando mi ritroverete con un giovane cantautore e musicista. A tra poco. Ed eccoci, l'ultimo caffè della stagione, grazie all'Emporio del Caffè che ci offre questa rubrica. Sono contento di condividerlo con un giovane musicista, cantautore, Maurizio Epoca. Buongiorno a tutti. Chi ci segue ha già potuto apprezzare nel corso dell'ultima edizione di Ti va di cantare. Maurizio, tu e il tuo pianoforte. Il mio grande amico. Oggi ovviamente c'è la tastiera, ma sappiamo bene che a casa c'hai il tuo bel pianoforte. Ecco, hai detto amico. È un amico da una vita, perché artisticamente io nasco come pianista e poi durante il percorso ho iniziato anche a studiare canto, ho provato a scrivere e cerco di essere completo nel mio piccolo. Senti, quante volte ti sei rifugiato in un pianoforte? Sempre, sempre, soprattutto nei momenti un po' particolari che purtroppo fanno parte della vita come no. Quindi ti è stato d'aiuto anche in questo periodo di quarantena? Tantissimo. Hai creato? Sì, anche. Senti, tu sei un figlio tenuto molto bene, quindi hai una famiglia che ti sostiene. Quando ti sei accorto, quando si sono accorti, che probabilmente se ne accorgono sempre prima un po' i genitori, no? Che noi figli magari siamo spinti da questo fuoco dell'arte. Tu personalmente quando ti sei accorto che in te la musica stava prendendo sempre più forma? La passione è una passione innata. Infatti io ricordo poco, però mi raccontano che quando ero piccolo smanettavo con strumenti giocattolo e poi da lì pian piano ho iniziato gli studi di pianoforte, piano piano. Gli studi, perché oggi c'è tanta improvvisazione ed è bello sentir dire da un giovane che invece c'è da studiare. C'è tanto da studiare. E non si smette mai. Tanti sacrifici. Sacrifici? Esatto. Rinunce. Rinunce. Se dalla regia mi amplificano un po' il piano del nostro Maurizio, ecco, iniziamo a rompere il ghiaccio. La prima cosa che ti viene in mente. Quanti brani hai già scritto?
Non tantissimi, però perché cerco di farne pochi, ma almeno che siano d'effetto, anche perché ho avuto esperienze un po' particolari sul mio percorso musicale. Qualche annetto fa ho avuto modo di collaborare con un'etichetta discografica che faceva principalmente musica moderna che commerciale. Io ci ho provato anche, però Non ti preferisco, rispecchiava. esatto, anche perché principalmente sono un pianista e ci ho provato pure, però io preferisco essere me stesso. Trovi quindi che sia un po', cioè che il mercato discografico possa limitare ad un certo punto un artista, e quindi un artista un po' più come te fa più fatica. Però Probabilmente sì, poi probabilmente. d'altra parte abbiamo carriere come, che ne so, mi viene in mente il volo, come piuttosto che lontani da te, per carità di Dio, così come anche Alberto, mi sembra, D'Urso si Sì. chiama, dove che però rientrano in quella che è la musica prettamente italiana, no? Quindi poi Esatto. sono dei colpi di fortuna. Senti, È vero. invece tra le tue esperienze, i tuoi percorsi artistici, c'è un'esperienza che conservi? Tu hai anche raggiunto tante soddisfazioni. Se è caduto il microfono, va bene così? Ok. Sì, io ho iniziato più o meno all'età di 16 anni a fare i primi concorsi, spostandomi anche al di fuori della Campania. Ho fatto bellissime esperienze come il Mia Martini, Bellissimo contest. Cantagiro. Poi ne ho fatta una più recente che mi è rimasta nel cuore e sono stato a Sanremo per il Sanremo Cantanapoli e lì ho fatto un'esperienza magnifica sia per le persone che ho conosciuto e sia respirare l'aria della città che poi la città della musica. Sanremo resta sempre una meta Sanremo è ambita, Sanremo. eh? Sanremo e Sanremo. Senti, e invece tra i tuoi brani, dopo ce ne farei ascoltare uno, l'ultima tua opera. Invece, se andiamo un po' più indietro nel tempo, un brano a cui sei legato perché magari ti è venuto fuori in un momento particolare, sono un po' tutti autobiografici. La maggior parte sì, la maggior parte sì. E ce n'è uno che ti emoziona particolarmente, è Ti legato a dico la un ricordo? verità, mi sono emozionato di più in questi brani recenti che ho fatto. Il resto lo voglio lasciare da parte. Probabilmente perché hai trovato la tua dimensione, sarà questo. Probabilmente sì. Infatti, il brano che dopo ti farò Ecco, ascoltare, parlamene, parlamene. te lo faccio ascoltare piano e voce e sarà pubblicato piano e voce perché ho il desiderio proprio di essere me stesso, dietro ad un pianoforte, senza nessun'altra. A volte è stato, quando uno vede un ragazzo che canta e suona, dice: ah, che bello. A volte può essere stato anche un limite il pianoforte, un ostacolo oppure Forse un ostacolo perché quando poi ti vai a misurare in un live ci sono emozioni, ansie e quindi devi riuscire ad equilibrare un po' il tutto perché rischi poi di poter sbagliare col e pianoforte. quindi c'è da Poi gestire. deve esserci un equilibrio tra piano e voce. Infatti in passato magari mettevo in risalto più il pianoforte. E invece c'è anche una splendida voce. Il brano che ci farà ascoltare si chiama Stellarium. e parlacene. Io nel frattempo ti vado a preparare il caffè, ma sto qui. Tu nel Questo è un frattempo brano raccontamelo questo che brano. ho iniziato ad inizio anno e concluso durante la quarantena. Vedi? Quindi è servito a qualcosa la quarantena, l'ha fatto concludere. E cosa Esatto, racconti almeno in questo quello. brano? È un brano che racconta, diciamo, un amore finito in un modo un po' particolare. Però non voglio spiegare tanto perché secondo me È bello sentirlo. sono del parere che le canzoni si ascoltano. Non Anche si. perché poi bisogna dare a chi le ascolta anche la libertà di Di interpretarlo e interpretazione. di farlo proprio, no? Esatto. Però poi a me adesso interessa sapere una cosa, caro Maurizio, che poi tu mi racconti di questo amore finito in modo particolare, ma era un tuo amore, una qualcosa di vissuto? Qualcosina. Qualcosina. Lui non svela, non svela. Allora, ti porto questo caffè perché porta bene. Grazie. L'Emporio del Caffè, ce lo beviamo, ce lo gustiamo, li ringraziamo. E poi dopo ci fai ascoltare il tuo brano e magari. O caffè è una cosa seria. No, mi sembra fosse il babà una cosa seria, vero? Però anche il caffè.
scusa, no, per par condicio. Buonissimo. Posso dare... Cantiamo? Posso dare a te? Sì. Quindi il brano è? Stellarium. E poi dopo io ti dico io come lo interpreto. Va bene. Vai. Su quale cornicione tu guardi le stelle. Che bello. Grazie. Racconta di quanto sia importante l'amore a qualsiasi età. Esatto. E a volte si dicono i giovani non hanno valori, no? Però poi ti ritrovi una poesia del genere e l'amore è importante. E va sempre vissuto, sempre. Bisogna sempre rischiare, anche quando magari non ti va bene. Esatto. Anche perché, Mauri, l'80% delle volte non va bene. Quindi, c'è quel 20% che però va bisogna andare a ricercarlo e quando lo trovi magari dura anche un bel po'. Tu credi al per sempre? Sì. Io credo all'intenzione del per sempre. Anche. Nel senso che se tu ci credi è già fatta, però poi nella vita può capitare qualcosa. Ah, questo che... sì, sicuramente. Ritornando alla musica, c'è qualche punto di riferimento che tu hai avuto nel corso degli anni? Come artista? Come artista, ma anche un insegnante tuo.
Sì, ti dico di sì, come insegnanti, soprattutto dopo un periodo particolare che ho vissuto, devo tutto, perché moralmente stavo proprio a terra, stavo, e devo tutto al mio insegnante di pianoforte Rino Turiello e alla mia insegnante di canto Ivana Muscoso, E li che ringraziamo. è ovviamente è il Che minimo che si bello. possa fare. Che bello. E magari nella vita di eri un adolescente, immagino, Sì. no? A volte ci creiamo dei problemi, magari non sono nemmeno dei veri problemi, ma che ti buttano proprio a terra e poi incontri delle persone che Beh. attraverso l'arte ti. Ma sai, senza la sofferenza forse l'arte non viene fuori. Vero, io dalla sofferenza traggo benefici. Anch'io, purtroppo anch'io, quindi è vero, la sofferenza ci rende umani. Dopo È vero. ascolteremo la storia di Francesca e lì c'è da trovare veramente una forte umanità. E gli artisti come te devono trarre qualcosa di buono da quello che invece c'è. Quindi abbiamo detto grazie a questi due Esatto. insegnanti e grazie anche alla tua famiglia, immagino. Ovviamente, soprattutto che mi sostiene in ogni mio passo, in ogni mia scelta. Progetti futuri? Progetti futuri e adesso pubblicare quello che ho scritto, anche perché ne ho bisogno di buttare fuori tutte queste cose. E, che dire, poi i Che sogni sarà, più, sarà. sono sogni in grande. Tipo uno È tipo uno arrivare ad un grande palco, a Sanremo. Magari, magari. non lo dici con un viso, io te lo auguro con tutto il cuore. Però ci lasciamo in musica un qualcosa di tuo, se ce l'hai. Dai, approfittane. No, preferisco fare qualcosa con te. Io preferirei sentire qualcosa di tuo. No, qualcosa con Oddio mio. te. Proviamoci. Proviamoci, dai. Quella lì con cui abbiamo scherzato prima. Vai, vai. Io poi quando vedo un pianoforte, vai. Mi metto qua che mi sento un po' più. Aspetta. E la diretta è così. Ecco, Aspetta. aspetta. Attenzione, aspetta. Perdonateci, perdonami, anzi, perdonatemi, non lui. Ok, vai. Comincia sempre con le mani e ancora non le hai detto che la ami, anche se lei lo sa. E poi, se respirare solo se c'è lei, diventa tutto come ti vorrebbe lei e ancora non lo sai. Cielo volerà con le tue mani. Domani. Ci abbiamo provato, ma abbiamo provato. il bello della diretta. Maurizio, è stato veramente un grande piacere averti qui. Spero, se hai da lanciare un messaggio a qualcuno, fa pure. Di non smettere mai di sognare. Bisognare, ma è Sembra vero. banale, No, no, però. altro che, guarda, se si ha la forza di sognare, stiamo a metà dell'opera. Io vado in pubblicità, magari ci lasciamo con un motivetto tuo, Va qualcosa di bene. tuo, vuoi cantare No, 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 qualcos'altro? cantare Allora ci lasciamo con le splendide mani, in questo caso di Maurizio.
musica. Viva le anime belle e i bravi ragazzi, perché si vede lontano un miglio, e ti auguro il meglio perché te lo meriti. Grazie mille. Grazie Maurizio Epoca per essere stato con noi. Ci fermiamo per qualche istante e torniamo a Domenica Like. E bentrovati, concludiamo oggi il percorso di perdere peso senza perdere la testa, ovviamente, di questa edizione. Ne parliamo come sempre con la dottoressa Silvana Di Martino, nutrizionista, e la nostra Rita Menditto, di dottoressa psicologa, psicoterapeuta, sessuologa. Poi l'anno prossimo, prossima stagione, aggiungiamo altro. Prossima stagione noi dobbiamo avere il coraggio di fare lo sportello sessuologa. Va bene, ecco, perché sto. Dobbiamo abbattere dei tabù. Ci sto. Va bene. Insieme a voi però abbiamo il nostro paziente Salvatore Dati, che è stato colui che in questa edizione ci ha voluto mettere la faccia, come si suol dire, e ci racconta il suo percorso, che non è finito, ma che però è arrivato ad una sorta di giro di boa, dottoressa. Sì, perché in effetti lui ha iniziato proprio a dicembre con noi qui a perdere peso senza perdere la testa, determinato, ha avuto qualche cedimento, ma questo ce lo potrà dire la dottoressa Menditto, però è con noi e ha perso tanto. Poi tra altre cose lui iniziò proprio nel periodo natalizio. Infatti, sì, veramente. Diciamo che le ha vissute tutte le difficoltà. La quarantena, dove insomma ne abbiamo parlato la scorsa volta, sì. Abbiamo mangiato e basta. Lui veramente è stato bravissimo, ha tenuto fede al suo motto, volere e potere, ci è riuscito, qualche volta provava a non sentirmi, a scappare, però siamo riusciti. Salvatore, le difficoltà principali che hai avuto in questo percorso, poi tra un po' sveliamo quanti chili hai perso. Allora, buongiorno a tutti innanzitutto. Le difficoltà principali durante il percorso sono state quelle delle tentazioni delle varie persone che mi circondano, amici, familiari, che ovviamente loro possono mangiare quel che vogliono, e ovviamente mi hanno tentato più volte per vedere, anche per verificare se io riuscivo ad essere più forte. Però ci sono riuscito e sto andando avanti per la mia strada, perché come ha detto poc'anzi la dottoressa, volere è potere. Giusto. E come ha gestito la quarantena in casa, dove insomma abbiamo preparato dolci, pizze? No, io ho saputo resistere anche lì, perché non mi sono lasciato andare, anche perché ho pensato che non potevo cedere proprio in un periodo del genere a queste forti tentazioni, perché se superi specialmente i periodi festivi, dove ci sono tante cose buone da poter mangiare, lì si vede la forza di una persona, certo. Della volontà. In effetti bastava poco, no? Prendi durante la quarantena, se iniziavi si rischiava di non finirla più, perché l'avremmo perso. Poi sì. C'è da dire che il piano alimentare e il connubio, ecco, la psiconutrizione, la differenza è proprio quella, perché il paziente viene supportato sia da un percorso psicoterapeutico che nutrizionale, e si viene incontro alle esigenze del paziente, quindi non deprimendolo, certo. Anche sotto l'aspetto nutrizionale gli faceva delle richieste quando era possibile e compatibile, venivano concesse delle eccezioni. Rita, determinazione è l'ingrediente principale quando si intraprende un percorso del genere? Sì, assolutamente, determinazione e volontà, voglia, perché l'obiettivo molto spesso sembra lontano, ed ecco il motivo per cui noi ci sentiamo settimanalmente, proprio per fare in modo che questo obiettivo sembra più vicino, ma accompagnato da una specialista che ti dà la forza settimana per settimana, quindi giorno dopo giorno, e soprattutto ti solleva nel momento in cui può succedere che tu hai ceduto a una tentazione. E come si fa a trovare la giusta motivazione che duri nel tempo? Beh, questo sicuramente Salvatore ci può aiutare in questo caso. Quello che posso dire come esperienza tra di noi è vedere la sua gioia quando la volta scorsa nel controllo ha detto: dottoressa, io adesso mi posso mettere i calzini. E che sembra una cosa normale, ma per lui è stata davvero una conquista straordinaria. Salvatore, come hai fatto ad essere motivato sempre? Credo che, vabbè, l'esperienza è simile anche la mia, anche se io ho risolto in altro modo, però
è vero, no, che quando ottieni dei risultati ti invogli sempre a raggiungerne altri. Sì, perché la verità è questa, che le persone che ti circondano hanno dato anche loro il loro contributo, perché più volte mi hanno incoraggiato nel dire sei una bella persona, perché non ci provi a metterti a dieta, non so da quanti anni me lo stavano dicendo. Uh-huh. E io finalmente, dopo un variato percorso, sono riuscito a portare avanti questa cosa. Quindi è importante anche chi ti circonda, no? Che ti, sì, ti deve fare da supporto e deve anche evitare qualcosina. Certo, con lui veniva sempre accompagnato prima del lockdown dalla sua fidanzata, quindi era, insomma, decidevamo anche con lei come gestire poi il piano nutrizionale, perché poi chi è a casa e deve cucinare deve comunque capire. È un'eccezione che è stata concessa, che vi ricordate? Beh, il gelato sicuramente. È una Pasqua al Casatiello, ne vogliamo parlare? Pasqua al Casatiello, quindi voglio dire, non è proprio una prigione la dieta. No, non è una prigione, l'importante, quando io parlo anche di giornata libera, del sabato libero, del fine settimana, quindi nel vostro percorso è prevista una giornata libera? Sì, è prevista la domenica libera, molte volte la facciamo tra un piano e l'altro, mm-hmm, quando c'è tanto da perdere, invece quando poi arriviamo al normopeso io do anche il sabato e la domenica libera. È normale che poi negli altri giorni bisogna comunque stare a regime. Salvatore adesso ce l'ha la domenica libera. Ce l'hai infatti la domenica libera? Sì. Senti, ma ti viene di moderarti sempre un po'? O proprio arrivi a dire ma oggi... Infatti io sono arrivato al punto che quando sto a tavola, cioè non risento più quella fame di allora. Come se fossi entrato in quella tesi che il corpo si è abituato oramai a questo tipo di alimentazione. Tutto questo è anche grazie alle mie fantastiche dottoresse che mi hanno aiutato in questo percorso che continuerà ancora nel tempo. Sai perché, Ciro? Perché quello che cambia è il rapporto con il cibo. Quello che è il cibo adesso per Salvatore è una necessità, è una benzina, non è più un riempimento emotivo di qualcos'altro. Quindi è come se avesse non preso la distanza, ma la giusta distanza con il cibo. Si recupera anche un'educazione alimentare. Esatto, certo, questo è il nostro obiettivo. Prima Silvana ha parlato di alimenti che possono aiutare a non deprimerci. Te ne vengono in mente tre, adesso che andiamo incontro alla bella stagione, tipo per esempio l'anguria, no? L'anguria. Dicono, è sicuramente un pasto. Allora, ricordiamo che non c'è nessun alimento che può sostituire completamente un pasto. Ricordiamo sempre la famosa torta fatta di carboidrati, proteine, vitamine, sali minerali. Non è che puoi sostituire completamente, ma puoi integrare con qualcosa, ad esempio il gelato. In questo periodo noi possiamo pensare a un pasto completo, però mancano le fibre, quindi magari la sera ci aiutiamo con un secondo leggero e con delle fibre, con delle verdure. Quindi io la sera posso mangiare un petto di pollo con una verdurina e a pranzo ti mangio un bel gelato. Un bel gelato. Se invece a pranzo non mangio e la sera mi mangio questo secondo e poi allora, esco e mi mangio un gelato. Sì, non facciamo mai l'errore di saltare i pasti. Ecco, vedi? Mai. Magari al pranzo possiamo mangiare una bella fetta d'anguria, che è ricca, insomma, proprio di sali minerali, di acqua. Si può mangiare di sera. Si può mangiare di sera. Si va incontro alle vacanze, si mangia in spiaggia, in salatone. È più facile fresca, andare al bar. Come ricordiamo la mettiamo? Che 200 grammi di insalata, che insomma è bella grossa, ci sono alcuni tipi di insalate come l'indivia che arriviamo a 80-90 kcal. Quindi ci possiamo mettere del tonno, ci possiamo mettere del petto di pollo, ci possiamo mettere dei gamberetti, è saziante. Ricordiamo sempre che è anche divertente, fresca e quindi riesci anche a non abbioccarti sotto il sole. Insomma. Ecco, Rita, qualche linea guida per tenerci psicologicamente saldi? Beh, sai, in questo momento, soprattutto in questa fase della nostra vita, adesso l'estate che apre a prescindere le porte, la voglia di socializzare, di conoscerci, adesso ancora di più si ha voglia di questo, quindi che benvengano le riunioni con gli amici, però insieme per giocare, per stare sulla spiaggia a fare una partita di beach volley, di bocce, no? Perché molto spesso si ha il piacere di stare in spiaggia, ma si arriva sempre appunto a mangiare il gelato, la frutta. Cambiamo un pochino, sì, cambiamo un pochino. Perché anche quello, assolutamente. Anche non dimentichiamo che sono calorici. Ecco, però magari non esageriamo. Un 4-5 giorni di svago se lo possiamo concedere. Ah, non avevo capito, pensavo di berne 4-5 al giorno. 4-5 giorni di senza pensare a nulla. Sicuramente, è concesso un anche po'. Una settimana, 10 giorni. Ecco.
perché è vacanza. Però io, quello che diceva prima Salvatore, che qualcosa forse gli è stato trasmesso con perdere peso senza perdere, lo stile di vita non è un'opzione, nel senso che comunque tu ti devi abituare a quel tipo di stile di vita. Poi che ben venga lo sgarro, che ben venga la cena con gli amici, la convivialità è fondamentale. Magari lo alterniamo a un'oretta di passeggiata. Bravissima, bravissima. Ecco, sì. Vicino al mare, che insomma respiriamo, ci aiuta. Ossigeno ci aiuta. Vediamo quanto ha perso. Sì, c'è la foto, sì, grazie sì. Luca, dalla regia, per favore. Vediamo, vediamo. Arriva, non arriva. Arriverà. Eh certo, perché se bisogna anche creare un po' di... Eccolo, eccolo, qui. Eccolo qua, io non riesco a leggere un tubo, meno 39 chili? 34 chili. In... Da dicembre ad ora, con la quarantena di mezzo, sì, Natale, qualche pausa. In due mesi, se proprio vogliamo dirla tutta, 34 chili e si sentono. Si sentono. Perché anche nei movimenti riesco più ad essere sciolto in qualsiasi cosa io riesco a fare giornalmente, anche per una cosa banale come ha accennato prima la dottoressa, il mettere i calzini è una difficoltà che mi ostacolava prima, ora è diventata una cosa più libera per me. Ecco Salvatore, cosa abbiamo, la nostra Rita Menditto, prima l'ho presentata, tra i vari titoli c'è anche la sessuologa, domenica mattina senza dire zitto zitto. Si sta meglio anche sotto quel punto di vista con la fidanzata, no? Quindi diciamolo, è vero? Infatti, sì, assolutamente. Ci piacciamo di più, magari c'è anche più facile. Si recupera un po' più di voglia, no? Ma anche proprio la voglia di mettersi in gioco, di giocare con la propria compagna, sicuramente si attiva quando io mi sento me stesso e mi sento bene con me stesso. Quindi io sono sicura che anche in questo campo Salvatore ha recuperato qualcosa. Diciamo che stiamo veramente a metà percorso, forse anche un po' più avanti. Non mollare. Ci ritroviamo sicuramente a settembre e facciamo il punto della situazione. Vi pregherei di restare, sì. Gianfranco, mi vengo a prendere io da quest'altra parte, perché con il Covid ci siamo abituati a dover gestire i collegamenti e ci colleghiamo con un amico, Silvana, tu che comunque hai un passato da soubrette, lo conoscerai, Rosario Ferro, sì. Attore, regista, ma anche medico, e in questo momento della nostra vita lui veramente ha assaporato tutto ciò che per un artista ha comportato convivere con il Covid, ma come medico veramente è stato vicino a delle realtà non indifferenti. Rosario, mi senti? Sì, ti sento benissimo, buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno, Ciro. Tanti auguri per i tuoi 30 anni per due, grazie, che l'altro ieri grazie, abbiamo festeggiato. Sì, c'eri pure tu e quindi... Come stai, Rosario? Beh, adesso un po' meglio, sentivo la tua premessa e quindi ce la siamo vista brutta. Adesso abbiamo, con questo compleanno festeggiato l'altro ieri, abbiamo praticamente rotto un po' il ghiaccio per cercare di augurarci cose buone per il futuro. Esatto. Rosario, tu sei uno straordinario attore, sei stato direttore di teatro e la tua compagnia. Molto presto probabilmente ci ritroveremo con un qualcosa di bello da condividere e un mondo dello spettacolo sicuramente a pezzi, no? Sì, assolutamente a pezzi perché non avremmo mai immaginato che il distanziamento sociale fosse capitato proprio a noi, è uno dei posti dove c'è l'aggregazione, calore, eccetera, è proprio un teatro. Quindi a malincuore i teatri sono stati chiusi, è stata messa a tacere la cultura per un periodo abbastanza lungo e ancora la ripresa la vedo lunga e difficile. In un teatro che già era abbastanza in crisi, perché sai bene la crisi del teatro, la crisi del pubblico, la vacatio delle idee all'interno della cultura partenopea, e quindi già un po' di crisi c'era. Poi è arrivato il Covid, speriamo di rialzarci alla grande con delle belle proposte interessanti, almeno per la prossima stagione. Assolutamente sì. In modo privato, Rosario, io sono rimasto colpito da alcuni tuoi racconti, no, di episodi accaduti in corsia, dove insomma voi medici ad un certo punto vi siete anche ritrovati a dover gestire un qualcosa che non si conoscesse abbastanza.
No, non si conosceva proprio in effetti, abbastanza, è usato un termine eufemistico, noi esatto. non sapevamo nulla, ci siamo trovati chiamati alle armi e io ho risposto il mio sì, come tutti i colleghi, quelli che all'epoca erano gli angeli dell'ospedale, abbiamo risposto il nostro sì, io come infettivologo, quindi mi sentivo ancora maggiormente preso da questa cosa. Naturalmente ciò che puoi immaginare era l'assoluta ignoranza su questa malattia. Noi conoscevamo l'andamento di altri coronavirus, ma non sicuramente del Covid-19, che non sapevamo nulla. E dopo diversi mesi ancora non è che sappiamo granché della storia naturale della malattia. Quindi immagina messi così allo sbaraglio, in attesa di decisioni da parte dell'entità preposta, che sapevano poco quanto noi. Certo. Quindi insomma non è stata una cosa allegra, una cosa facile. Noi andavamo la sera, tornavamo a casa distrutti, ma soprattutto dal fatto di non sapere a volte prendere una decisione che fosse la più appropriata. Tant'è vero che io dicevo sempre ai miei collaboratori: lasciamoci guidare dal nostro buonsenso. Dove non arriva la cultura, la conoscenza, usiamo il buonsenso. E forse questa è stata una chiave vincente per quanto riguarda il mio gruppo di lavoro, che era un'unità Covid. Bene, Rosario, te lo chiedo proprio da medico. Anche perché in questi giorni qui in Campania, insomma, è scoppiato un focolaio, ce ne sono altri, mi sembra, sì, intorno ai 35 in tutta la nostra penisola, insomma in tutta Italia. Che cosa c'è da aspettarsi secondo te? Allora, naturalmente ti parlo da un punto di vista estremamente personale, perché certo. non ci sono ancora delle linee guida chiave. Io penso che la situazione stia molto migliorando, anche per condizioni climatiche, per una naturale defervescenza dell'epidemia, almeno alle nostre latitudini, perché ad altre latitudini sta ancora lavorando ad alto regime. Quindi noi in questo momento ci riteniamo un po' fortunati, abbiamo avuto delle ottime direttive regionali, per cui il lockdown a noi ha prodotto i suoi risultati. Quello però che mi sento da dire come infettivologo, e però l'hai detto tu in premessa, ci sono dei focolai accesi. Se ci sono dei focolai accesi significa che non possiamo dimenticare tutto quello che è accaduto. Cioè io, per quanto mi riguarda, nei luoghi affollati adopero ancora la mascherina. Io adopero ancora un'igiene delle mani, non dico maniacale, ma comunque ma quasi. Cioè, perché il virus circola ancora. Sì, vabbè, i dati sono confortanti e tutto, però abbiamo dei focolai sparsi. Io non vorrei che facessimo come in Cina e torniamo di nuovo ad avere. Guarda, speriamo di no, perché secondo me io personalmente non resisterei, cioè proprio è un discorso che mi rifiuto solamente di immaginarlo. Rosario, ci sono stati molti momenti drammatici, tu me ne hai raccontato uno, francamente non so nemmeno se il tavolo rotondo, insomma, che tra medici poi avete fatto, no, con la regione, mi sembra, proprio con De Luca. Sì. Un'umanità ritrovata oppure no, la gente dimentica? Che ne pensi sull'aspetto umano? Sull'aspetto umano io ti parlo che per quanto riguarda noi colleghi ci siamo ritrovati molto uniti, non ci sono state più competizioni né divismi da primi della classe, eravamo tutti quanti indirizzati ad un solo obiettivo. Per quanto riguarda invece le persone che hanno vissuto questa esperienza, io pensavo che si fossero cambiati, fosse successo qualcosa. Invece vedo di nuovo, caro Ciro, che le cose si dimenticano facilmente. Io ricordo che ci chiamavano gli angeli, i salvatori, eccetera, ma comunque ci sono oggi episodi in cui si picchiano ancora infermieri e medici al pronto soccorso. No, non è che dico che la vita può cambiare totalmente, però io penso che un Covid, che è una cosa seria, una cosa veramente seria, dovrebbe farci capire che le cose importanti della nostra vita sono altre. Dovremmo. Ma questo non è un discorso, forse un discorso della signora a fianco, un discorso che potremmo. Però è valido, Rosario, è veramente valido come discorso, perché volte si pensa solamente a comparire, quindi a cantare dai balconi, ad abbracciarci simbolicamente, però poi per strada succede peggio di quello che succedeva prima ultimamente.
Sì, un po' più di solidarietà, lo dico anche ai colleghi attori, attori, ai colleghi artisti. Nel periodo del Covid tanta solidarietà, tante cose, adesso si ritorna di nuovo a fare le prime donne. Cerchiamo di unirci, io parlavo con qualche collega durante il periodo del Covid, subito dopo il Covid facciamo uno spettacolo corale tutti quanti, eccetera. Ma dove? Perché dove infatti? Poi alla fine non si fa perché ci sono sempre protagonismi e cose. Pienamente d'accordo con te. Rosario, io ti saluto, ti auguro una buona domenica, spero di rivederti presto e magari di parlare di teatro però questa volta. Magari io sarò felice di venire negli studi, io vi chiedo scusa se oggi non... Ma figurati. Sono ancora reperibile, però spero di venirti a trovare presto e ti ringrazio veramente della tua sensibilità a questo problema e dell'accoglienza che mi hai fatto. Grazie Rosario, buona domenica, un abbraccio, ci sentiamo presto. Bocca al lupo a tutti. Grazie anche a te, grazie, e speriamo che sia veramente un brutto ricordo di ritrovarci a settembre, dove insomma il ricordo è ancora più lontano. Auguri a Rosario Ferro, ma auguri anche alla nostra Silvana che compie i suoi 25 anni lunedì, ma festeggeremo domenica prossima. Sì, quindi sì. Tanti auguri, grazie per essere state con noi a Domenica Like. Grazie a voi e grazie per bellissimo percorso. A Salvatore per averci messo la faccia, perché non è da tutti, continua così e noi ci ritroviamo a settembre per capire ancora come andrà. Buone vacanze. Tra poco, buone vacanze da parte delle dottoresse, invece noi ci vediamo tra poco a Domenica Like. E bentrovati a Domenica Like. Parliamo di fotografia, ma non solo, parliamo di fotografia e amore, perché il connubio ci sta su più fronti e lo facciamo con due amici, Ciro Guardasole e Gianni Damiano, che insomma i nostri telespettatori molto probabilmente già conoscono perché siete forti sui social, ma grazie, poi siete grazie. I fotografi delle star napoletane. Giussi, Atanasio, sì. Nenzi, Tony Colombo, insomma li avete fotografati un po' tutti. E ora in esclusiva Domenica Like loro ci diranno chi è l'artista preferito. Ci fa ammazzare, ci... No? No, lo vogliamo dire? Questo no, diciamo credo. Che li amo tutti in modo diverso e quindi non è uno, non ho una mia preferita. Anche diciamo che faranno, se lo diciamo sì. Faranno Napoli Avellino in 10 minuti, ci aspetteranno con le diciamo che rispondo. Nenzi e Giussi sono nel mio cuore, devo dirlo. Questo anche lo posso dire. Probabilmente sì, perché sì, siete sì, amici, perché no? Oltre al lavoro si è instaurato con loro un rapporto di amicizia vero. Quindi... Entrambe sono state qui, avrei voluto averle anche insieme, però per i vari impegni loro non ci siamo riusciti, perché ci fa molto piacere che insomma tra due sì, artisti assolutamente, insomma, della musica napoletana sia tornato il sereno. Sì, assolutamente. Detto ciò, se vediamo un po' di vostre foto, innanzitutto mi raccontate come è nata questa associazione, no, tra voi e l'arte e l'artista napoletano. Com'è? Chi allora, io ho iniziato molto molto tempo fa, facevo il grafico. Lei era figlia di Nenzi? Sì, sì. Giulia. Io facevo il grafico con mio padre, quindi non ho iniziato questo percorso come fotografo. Poi mi sono appassionato alla fotografia e pian piano ho iniziato a fare tutto quello che gli eventi, la moda, faccio un po' di tutto. E poi ti dico la verità, la prima che mi ha chiamato è stata proprio Nenzi. Lei doveva fare uno shooting col Pancione. Mi chiamò e disse: guarda, io ho un'idea, se la vogliamo fare insieme, a me fa piacere, io vedo le tue foto, mi piacciono un sacco, per me sarebbe un piacere, ovviamente è stato un enorme piacere anche mio. E poi da là è stato tutto un susseguirsi. Ti ha scoperto Nenzi. Assolutamente, in questo sì, senso sì. Qui mi parlavi anche di eventi, quindi a Napoli ovviamente il matrimonio va per la maggiore sì. E per matrimonio si intende anche la fotografia, sì, l'album. Sì, io faccio tutto quello che parla di fotografia. È un po' una cultura, da Napoli c'è da imparare, sì, sui sì, matrimoni. Assolutamente, anche sui matrimoni soprattutto. Facciamo i matrimoni più particolari che ci sono, più quindi ricchi. Un po' più colorati. Sì, esatto, più ricchi, io così dico. Io dico mi è capitato anche ricchi. Di fare qualcosa totalmente opposto oppure prettamente i matrimoni colorati? Quasi tutti quelli che mi capitano sono abbastanza ricchi e colorati, come dici tu. Semplice, difficile, Napoli molto molto è vero, è difficile sì, trovare colorata. Qualcosa di sì, semplice sì, e poi una tappa fondamentale è stata l'apertura del vostro studio, sì, no? Proprio sì. In questa settimana c'è stata l'inaugurazione. Sì, noi abbiamo fatto l'inaugurazione il 19. Io ho aspettato un sacco di tempo per fare questo passo perché ti dico la verità, mi spaventava un po' l'idea di avere più responsabilità.
Di questi tempi poi? Di questi tempi. Io ho finito i lavori al negozio il 4 marzo e il 6 è partita la pandemia, quindi sono stato molto fortunato su questo. Però sono contentissimo di averlo fatto e soprattutto di essere andato avanti e non aver buttato la spugna subito. Perché ho detto ce la devo fare, aspetto, tanto comunque verranno i tempi migliori, io sarò qua ovviamente ad andare avanti. Come fate a scegliere un qualcosa da fotografare? Ti capita anche mentre magari non hai la macchina appresso, dici se avevo la macchina. Sì, questo mi capita spesso, anche perché ti ripeto, io non ho un genere, cioè che io dico faccio solo eventi, faccio solo moda, faccio solo matrimoni. A me piace la fotografia, a me è un amore più che una passione. E quindi qualsiasi cosa a volte mi capita, pure di vedere un posto, poi giustamente ve lo conservo e dico ci devo venire, devo portare per esempio Porto Nenzi, Porto Giusi, perché quando vedo un posto magari mi viene già la scena di quello che vorrei fare. E quindi la... posto anche degli oggetti, sì. A volte in cucina lo trovo col cellulare con degli oggetti, con tutto carino. Tu di questa unione ti occupi più dell'aspetto... Devi sapere Ciro, io il mio lavoro proprio era il parrucchiere, vedi, quindi abbiamo due lavori che si sono sposati benissimo tra l'altro, e poi do anche una mano a lui per quanto riguarda le luci, flash, però tipo le ragazze che vedi che fanno gli shooting le pettino io. Quindi abbiamo. Quindi vedi. Sì. Magari sì. Anche in un matrimonio dici tu sì, a fare foto. Assolutamente. Ci capita pure che ci chiedono questa cosa. E voi siete anche una coppia nella vita. Sì, noi stiamo insieme da 12 anni. Mazza, che non è poco. Buoni. E tra le altre cose, nel vostro matrimonio, balzò insomma le cronache, siete stati anche dalla nostra amica Barbara. Sì. Perché capitò un episodio increscioso, sì. Nel senso che voi dovete fare delle foto, le vostre foto, sì. Scegliete la location, Villa sì. Tiberiade, tra le altre cose si paga anche sì, lì. Sì, noi scegliamo il ristorante in realtà e collegammo al ristorante questa struttura che è molto molto vicina a dove ci siamo sposati poi alla fine. Questa è una struttura privata che è gestita da suore, a pagamento perché non si fa gratis, quindi sì. Volendo potevamo capire il discorso se era una cosa gratuita, ma visto che chiedono a tutti 150 euro per fare le foto là, più eventuale aperitivo e buffet, assolutamente sì. Noi andammo una settimana prima a prenotare e gli facemmo il discorso perché io non volevo dirglielo chiaramente perché sono un po' chiuso tra virgolette caratterialmente, però io dissi diciamoci la verità, guarda, perché non facciamo nulla di male a nessuno, anche non dirlo assolutamente, due persone si però, sposano punto sì. Infatti, io però proprio questo volevo precisare perché alcuni commenti forse le persone non hanno ancora capito che noi andammo proprio lì una settimana prima per dirgli la cosa che dovevamo sposarci lì, volevamo fare delle semplici foto con amici, parenti, in modo più riservato, e loro ci dissero che assolutamente non c'era problema, visto che era una villa aperta a tutti, c'è anche tanto di cartello scritto così all'ingresso, e bastava che a loro bastava solo che noi pagavamo questa quota e non ci fossero stati problemi. Poi non so il perché, a telefono mi sento dire, per una questione di morale, due uomini qui non possono assolutamente entrare, quindi non potete più questo venire. Questo poco prima del matrimonio. Un giorno prima. Si presero anche la briga di chiamare stesso loro al ristorante, perché i nostri numeri non ce l'avevano, e chiamarono la proprietaria del ristorante dove ci siamo sposati e dissero, gli dite ai vostri ragazzi che si sposano da voi domani che qui non passano da qui domani perché due uomini sono contro la morale della struttura. Morale, quindi... Quando lì si fanno eventi, fanno sfilate in Indie. Cosa avete provato in quel momento? Allora, io ti dico la verità. Io che non sono come lui, io non sono come lui che subito la prendo a tarallucce e vino, tra virgolette. Io quando ho una botta ce l'ho. Volevi andare dalle suore proprio sì, a, sì. A confrontare. E poi ci sono stato male, ti dico la verità, perché noi avevamo organizzato proprio tutto perché io non volevo fare le foto per strada, visto che alcuni non sono ancora pronti a queste cose e quindi volevo trovare un posto, diciamo, tra virgolette, un po' più appartato per dove, farci le foto tranquillamente senza stare davanti agli occhi di tutti. E poi mi sento dire che non potevo andare, quindi abbiamo cambiato tutti i programmi, fatto. Non abbiamo fatto le foto al nostro matrimonio in esterna, le abbiamo dovute fare due mesi dopo. Perché, c'hanno perché non potevate organizzarvi. No. E oggi, tu hai detto prima, non sempre si è pronti. No. Questo tre anni fa vi siete sposati. Due anni fa. A settembre. La stessa situazione secondo voi esiste ancora oggi? C'è ancora il pregiudizio? Sì. Vi capita di essere additati oppure sai, un po' meno? Con lui il negozio con... Sai, quando ci siamo sposati, noi da 12 anni insieme,
e avevamo sempre parlato di questa cosa e lui aveva proprio paura per i suoi clienti, di diceva se noi ci sposiamo e ci mettiamo così in vista di ho paura clienti, che alcuni clienti sì. possono prenderla in modo come è andata invece benissimo. È andata benissimo, la gente ha presa anche il matrimonio, ti dico la verità non me l'aspettavo, è cambiato diciamo pure il rapporto che ho con i miei clienti, forse la sincerità premia sempre. Esatto, quindi in teoria bisogna sempre capire con chi abbiamo a che fare, perché sì, magari sei chi... penso che nella vita quando se hai rispetto per gli altri e sei una brava persona premia sempre, a prescindere da che il gusto sessuale, perché penso che oggigiorno non dovrebbe più importare come il colore di pelle. Esatto. Si va oltre perché... l'ambiente nostro dello spettacolo forse può sembrare un po' più pronto, sì, se però in certi sottocontesti c'è sempre chi dice la parolina, c'è sempre retroscena che poi la gente non sa e succede. Però l'amore vince sempre. Sì, sempre. Noi sempre ti dico la verità, anche io negli ultimi anni ho capito che più lo vivi apertamente, sinceramente, più lo vivi meglio, vivi proprio meglio tu. Io sto vivendo benissimo. È bello mandare anche un messaggio a casa, sì, magari ma infatti, si guarda qualche ragazzo che ancora non ha il coraggio. No? Quindi io al vostro matrimonio c'erano infatti, i vostri genitori. Sì, no, io purtroppo questo rimpiando, io non ho più mamma. E io ho questo rimpianto che essendo figlio unico e quando ero piccola questi problemi me li facevo più per loro, essendo figlio unico non volevo dargli. Ti dispiace non averglielo detto? Sì, tantissimo, il mio più grande rimpianto, anche se so che lei lo sapeva, che comunque dormiva a casa, adorava Ciro, quindi lo sapeva, però è il mio grande rimpianto, anzi quello che voglio dire a tutti i ragazzi, in primis ditelo ai vostri genitori, perché loro già lo sanno, però chi meglio di loro può aiutarli. Pensa, io l'ho detto il a mio più delle padre, volte non dobbiamo dopo... dimenticare quei ragazzi che purtroppo sì, assolutamente. I genitori li cacciano ma io pensa, mio padre l'ho detto il giorno dopo i funerali, ho detto papà io sono insieme a Ciro e da domani, perché noi avevamo preso già casa nostra per quando ci dovevamo sposare e avevamo preso i mobili, poi ho lasciato tutto e siamo andati a vivere con papà per non lasciarlo da solo, che essendo figlio unico è il nostro cagnolino. E lui mi disse guarda il problema è che non c'è più mamma, non è questo il problema, fallo venire già da stasera, Ciro qui. E io il giorno quindi, dopo presi tutto, e proprio lì mi sono sentito un cretino a dire perché non l'ho fatto prima. E questo è molto bello ed è importante che a casa arrivi il messaggio di non aver paura, perché poi se si ha il coraggio di probabilmente la gente, è un po' come quando se noi ci amiamo noi stessi anche gli altri, anche è gli altri che ci amano, esattamente. Quindi non è, non è giusto. No, anzi fate vedere l'amore perché è la cosa più bella che c'è. Che perché l'amore è un universale, universale, assolutamente. Ne poi se si vive in modo pulito penso che è una cosa che anche la gente, tu devi... Potrebbe essere per voi anche, pensate anche all'adozione, ciò che è molto difficile. Molto, moltissimo. È discorso, difficile in generale. Sì, sì, assolutamente. Quindi purtroppo nella condizione pare risulti ancora di più. Ci pensiamo seriamente, assolutamente. Noi abbiamo sempre parlato che oltre al matrimonio, noi quello è il nostro desiderio più grande. Però sappiamo che è una cosa, non dico impossibile, ma quasi qua in Italia, quindi... Ragazzi, come possiamo cercare? Però dai, c'è il fatto, la storia del grande Luca Trapanese che ci ha dato una smossa, tra virgolette, speriamo. E lì ci sarebbe da anche io, tutta una... esattamente, anche io. Ho tutto il mio discorso. Ma sai, in questo tipo di legge, cioè dove un ragazzino può essere adottato solo se ha delle problematiche da un padre single, perché ho una madre single, lì diventa, secondo me, proprio discriminatorio nei confronti dei ragazzi. Io l'ho visto ancora anche io. Sì, l'ho vista ed è una ci sarebbe tanto anch'io da un mio pensiero però ricordarsi che è sia una speranza sicuramente vi auguro di raggiungere questo desiderio ma vorrei anche che voi ci diceste come possiamo raggiungervi sui social, dove sta lo studio vostro, ecco un po' di pubblicità non guarda. Allora sui social, su Facebook Ciro guarda sole foto glamour, su Instagram cg-fotoglamour e ci troviamo in via Firenze 40 a Frattamaggiore. Via Firenze 40 Frattamaggiore. Invece a me mi trovano su Gianni Dami 87 Instagram e su Facebook Gianni Damiano. Gianni, ma la tua attività di parrucchiere, make-up, la svolgo con lui? Sì, la svolgo solo con lui. Quindi se ti chiama qualcuno anche personalmente, però qualsiasi vogliono affidarsi a lui e vogliono anche me, ci sono a 360 un'accoppiata vincente. Vi auguro veramente il meglio. Grazie, vi auguro di cuore. Grazie per averci invitato qua. Persone, due bravi ragazzi. Bisogna sempre portare fuori la Napoli bella, le persone che si svegliano la mattina e vogliono fare, infatti, che non è solo quello che raccontano in giro. Grazie a Ciro, grazie a Gianni, grazie a te, per qualche istante e torniamo a Domenica Like.
Ed ecco, sì, continuiamo con un'intervista su cui vi devo dire la verità, io non mi sono preparato proprio nulla, perché è un'intervista dove abbiamo un solo scopo, che è quello di lanciare un messaggio che sia d'amore, e sarà per me una delle interviste più difficili, perché da un certo punto in poi ci sono stato dentro anch'io, da spettatore, non come la mia ospite, e la mia ospite che ringrazio di vero cuore per essere qui, Francesca. Io ringrazio Paola. Te, Ciro. E sai, Francesca, io credo che quando ci capitano delle cose nella vita è giusto anche tirarle fuori e divulgarle, perché dall'altra parte, se solo una persona può rivedersi in quello che magari hai vissuto tu in un modo, io in un altro e qualcun altro ancora in un altro, può trovare anche solo un po' di forza per poter reagire e per poter poi mandare lo stesso tuo messaggio, abbiamo comunque vinto in qualche modo, no? Perché questa è una storia di persone che hanno vinto. Sempre. In un modo o nell'altro hanno vinto. Sì, è la cosa che dico sempre. Noi non abbiamo perso nessuna battaglia, abbiamo vinto, perché in entrambi i casi si vincono queste battaglie. Sono battaglie dure e tutto il tempo che si passa a combattere porta sempre alla vittoria. Ecco. E tu di battaglie, di guerre ne hai combattute? Le hai combattute in primis sulla tua persona, e la cosa positiva è che poi, grazie, no, a questa battaglia, hai avuto modo di conoscere una persona fondamentale, no, per la tua vita. Quindi andiamo un po' indietro nel tempo. Tu sei una di quelle che ha dovuto convivere con un mostro. Sì. Che si chiama cancro, diciamolo. Sì. E lo hai combattuto, hai anche tu, sei stata anche tu senza capelli, ti sei vista trasformare, no? Hai visto il tuo corpo trasformarsi, ma hai visto anche il tuo corpo reagire e riprendersi la vita. Sì. Nei momenti in cui tu sei di fronte ad una malattia come quella, qual è la prima cosa che pensi? La prima cosa che si pensa è che il mondo cade addosso e dice: ora che devo fare? E la prima cosa che si pensa è la morte. Dici: allora io dovrò morire. Però poi accetti la malattia, accetti questo percorso, perché è un percorso in cui si cambia, un percorso che ti aiuta a ragionare sia su di te come persona e ti aiuta a migliorarti. Quindi per quel tempo che sono stata malata e che passavo le mie giornate a letto, avevo tanto tempo per pensare e di capire cosa dovevo fare e cosa non dovevo fare. Sono delle frasi tipo: quando guarisco faccio questo. E anche io le dicevo: quando guarisco faccio questo. Sono frasi di speranza, no? Di speranza. Quindi, di frasi di qualcuno che vuole lottare e che pensa anche al dopo, a riprendersi proprio la vita e a continuare. Tu hai continuato, per esempio, i tuoi studi, hai raggiunto delle tappe fondamentali, la tua vita è andata avanti. Grazie a questa malattia ti sei ritrovata a conoscere tante persone. Sì, tante persone, tanti anche bambini, perché per un periodo ho smesso da un anno, ma spero di riprendere al più presto. Facevo il clown al Pausillipon e quindi vedevo la malattia anche nei bambini. Però pensavo che la mia storia, la mia forza poteva essere d'aiuto soprattutto alle mamme. Ecco. Francesca, è proprio lì che volevo arrivare anche. I genitori che devono gestire un figlio che si ammala, pieni di paura, perché se tu pensi alla morte, figurati quando lo pensa un genitore.
Però se ci mettiamo dall'altra parte, io credo che non sia facile per il malato stesso, consentimi se dico questo, il malato stesso, perché tu sei stata una che si è ammalata, gestire i propri genitori, perché l'abbiamo visto anche con Paolo, di cui parleremo dopo, ad un certo punto sei tu, no, che hai dovuto dare coraggio, penso, ai tuoi genitori. Capita questo? Sì, e infatti era l'unica cosa che pensavo. Dicevo, io devo reagire, devo fare qualcosa, perché i miei genitori hanno bisogno di me. E quindi mi dovevo rimboccare le maniche. E, i miei genitori sono stati più tranquilli nel momento in cui ho reagito e hanno vissuto tranquillamente anche loro quel periodo. E nella tua vita entra a far parte una persona straordinaria che è Paolo. Sì. Paolo che io ho conosciuto un po' prima di te, perché è stato una persona presente nella mia vita. Io ho difficoltà a dire è stato un amico, perché per me l'amico è un qualcosa di talmente grande che a volte uno non si sente nemmeno all'altezza di dire sono stato un suo amico, però ci conosciamo da quando avevamo 12-13 anni ciascuno, ho sempre visto una persona speciale, anzi ad un certo punto pensavamo anche che lui ci fosse una sorta di vocazione, ed è sempre stata una persona che ha avuto una parola giusta al momento giusto sui più svariati argomenti. Sì. Si può parlare di Belen fino alle varie guerre, all'argomento politico, alla storia, veramente una persona straordinaria. Paolo, lo conosci quando? È un po' particolare, perché io sapevo che c'era una persona che viveva, cioè aveva bisogno di forza. E l'ho conosciuto tramite un amico, mi aveva parlato lui di questo ragazzo, ma io non conoscevo né il nome né sapevo com'era fatto. Lui sapeva tutto di me perché mi seguiva. Questo amico Valentino, una persona che voglio bene, che stimo e che voglio bene anch'io e che mi è stato tanto vicino nel periodo in cui sono stata malata, e in una settimana mi diede due notizie brutte. Ovviamente quando un amico sta male per una persona, poi stai male anche tu, proprio per il legame, per l'amore che ci lega. E aveva perso un amico, Claudio, improvvisamente. E dopo qualche giorno mi disse che Paolo aveva anche lui un tumore, un linfoma come me. E così Paolo inizia anche lui la sua battaglia, la sua prima battaglia. Che vince. E era dicembre 2015, l'ho conosciuto fisicamente, anche come nome. Ottobre 2016, quasi un anno dopo, però mi tenevo informata su come stava, su come reagiva, sì, aveva vinto la sua battaglia. E da ottobre 2016 iniziamo a uscire con gli amici, in comitiva, e poi iniziamo a uscire da soli e inizia a nascere qualcosa, prima da parte sua, e io ero un po' restia, avevo paura di ricominciare. Ti segna, no, anche la malattia? Sì. Nell'immaginare un qualcosa, un futuro, perché... Però anche con te vince lui, perché ti conquista. Sì. E nasce questa storia. E iniziano questi 3 anni più belli della mia vita, e spero che sono stati anche per lui i più belli. Sicuro. E ci siamo goduti tanto,
tutti questi 3 anni abbiamo vissuto sempre con il fatto che il tempo non torna indietro. Quindi, come abbiamo mostrato la settimana scorsa, il tempo non torna indietro, che è una frase che Paolo una sera su WhatsApp ci lascia su un gruppo, perché noi siamo amici, perché, sì, perché Paolo ha fatto parte della nostra vita, della tua, e ieri tu hai postato su Facebook questa canzone e hai scritto: racconterò sempre ogni pezzo di te. Perché Paolo la seconda battaglia la intraprende. Sì. Fisicamente probabilmente non riesce a combatterla del tutto, però tu prima hai detto abbiamo vinto anche la seconda. Sì. Perché anche se non c'è più, in che modo l'abbiamo vinta questa battaglia? Con l'amore. Siamo stati vicino tutto il tempo. L'anno scorso Paolo ha ricevuto di nuovo un'altra telefonata, quelle telefonate che non vuoi ricevere, e gli dicevano che aveva un'altra volta un tumore, un'altra parte del corpo. E quindi subisce un intervento, deve iniziare le cure, chemio, radio, il fisico comunque è debilitato, lo porta a letto. Ad avere anche un crollo, molto spesso anche un crollo psicologico, no? Sì. Nonostante tutto però tu sei lì con lui. Sì. E lui è lì con te. Perché, perché io gli dicevo sempre: cosa vuoi che faccio per te? Vuoi che ti porto qualcosa, vuoi che faccio qualcosa? E lui mi diceva soltanto: voglio che stai qui seduto accanto a me e mi dai la mano. E abbiamo trascorso questo anno così, che io gli davo la mano. Poi arriva il momento in cui probabilmente tu percepisci, sì, che sarebbe la situazione, l'ultimo periodo che saremmo stati insieme. Lo capisci, te lo fanno capire i medici, e quindi ti chiedi se c'è bisogno di qualche cura particolare. E un giorno, insieme alla cognata, mia cognata, alla sorella di Paolo, Nicoletta, abbiamo deciso che con l'aiuto del medico gli avevamo chiesto se potevamo avere un cane, se Paolo poteva avere un cane, se era compatibile con le sue cure. E il medico disse di sì. E Gaetano era il cagnolino. È stata la salvezza di Paolo. Nell'ultimo periodo è stato cura, proprio la cura finale, dove noi non riuscivamo più a dargli una mano, è entrato lui. E ci è riuscito? Sì. Perché era nel periodo natalizio, no? Quando arriva Gaetanino, sì, in casa. Il 23 di dicembre. Paolo. Conquistando anche i genitori di Paolo. Sì, un po' che non lo volevano all'inizio, poi oggi è la vita di tutti. Ci fa e sorridere. Le nominati, il nostro abbraccio va veramente a questi due genitori di una forza unica, il suo papà e la sua mamma, che stravedono per te, così come anche Nicoletta. E vuol dire che, vedi, Paolo ha lasciato qualcosa di bello da portare avanti, il messaggio d'amore di cui tu parlavi prima. Sì. Non lo so se vuoi raccontare anche la cosa che mi hai detto ieri. Sì. C'è solo una cosa che insomma non si è riusciti a fare in un certo senso, ma se poi ci innalziamo un po' con lo spirito, probabilmente anche quella è stata fatta. Sì. Perché un giorno, era il primo di gennaio di quest'anno, avevamo deciso, però non lo sapevamo cosa chiedeva uno e cosa chiedeva l'altro, ma lui mi chiedeva di sposarmi e io gli chiedevo di sposarmi. E
E quello che ci dicevamo era che molte volte si pensa a questa proposta di matrimonio in dei luoghi belli, un ristorante, lume di candela, o magari su una spiaggia alle Maldive. Però no, lui era a letto e io ero accanto a lui. E su quel letto si pensano tante cose. Però alla fine la proposta perfetta viene data soltanto quando le persone sono perfette e quando c'è l'amore. E è l'unica cosa che non siamo riusciti a fare, perché poi c'è stato il Covid, quindi ci ha bloccato. Si è molto piccoli quando senti queste cose. E ti ringrazio perché hai aperto il tuo cuore, non l'hai aperto né per me né per te stessa, ma per lanciare un messaggio chiaro. A volte stiamo dietro a delle cose veramente futili. Sì, perché a volte se dobbiamo litigare con una persona non ci pensiamo due volte e litighiamo. Però io mi chiedo sempre, siamo disposti a dimostrare l'amore, non a dire ti amo, perché quello si può dire facilmente, però a dimostrarlo proprio, l'amore. E quello ci viene più difficile, però secondo me è più facile. È anche più bello, ci rende certo. Più felici. Ma sai, io credo che quando si vivano delle cose a volte bisogna almeno cercare di fermarsi. Non siamo in confessioni, anche a me quando Paolo è andato via io ho sentito di fare un qualcosa e l'ho fatto nei confronti di una persona, perché poi sai, a volte sembra che queste cose possano accadere solo agli altri. E invece sul mio cammino, per esempio, cioè, l'hai nominato prima tu, Claudio è andato via così, Paolo è andato via così, domani potrebbe capitare a chiunque. E l'idea di non riuscire a dirsi qualcosa per delle sciocchezze diventa difficile. Io sentii proprio l'esigenza di scrivere a quello che è stato un mio grande amico, di dire guarda cosa è successo ancora una volta. Facciamo in modo che le cose, che se ci si vede ci si può salutare anche con molta tranquillità, se si ha il tempo di prendersi un caffè per 10 minuti si deve fare, però poi le cose bisogna che le devo volere io, ma anche la persona, no, con cui mi interfaccio, però l'importante è che certi messaggi arrivino. Sì, che bisogna provarci. Ed è quello che stai facendo tu, hai qualche progetto, è facile avere progetti. No, quando si vive. Perché da un momento all'altro eravamo tutti quanti chiusi nelle case e non abbiamo nemmeno avuto il tempo di elaborare per bene. No, e siamo usciti da questo blocco mondiale, però alla fine mi sento sola perché mi manca la persona che avevo progetti. Avevo un futuro e dovrei ricominciare. Però Paolo una delle ultime volte mi disse non ti preoccupare, io ti seguirò ovunque andrai. Quindi so che qualsiasi progetto intraprendo, lui è sempre felice di me, e come lo è sempre stato, e mi seguirà. Ne sono convinto anch'io. Noi non possiamo darti quello che ti avrebbe dato lui, però non sentiti meno sola, perché noi ci siamo. Sì. A pezzi, perché ognuno di noi è uscito con un qualcosa in meno, però noi ci siamo, e se riusciamo a stringere ancora di più questa unione, magari proprio guidati da lui, è una cosa bella che dobbiamo fare. E quindi dobbiamo andare al Lago Laceno. Dobbiamo andare al Lago Laceno, abbiamo un elenco di cose da fare in realtà. Però quella è stata l'ultima cosa che ci disse Paolo, che se gli disse se Dio vorrà, andremo al Lago Laceno, quindi noi dovremo andare perché quello sarà il nostro tempo
con Paolo. Con Paolo. Grazie. Grazie a te. Le cose arrivano alle persone forti. Sì. Non è una banalità questa, ne sono consapevole e probabilmente tra un po' scopriremo anche il perché. Ne sono sicura. Grazie Francesca, grazie Paolo. A tra poco. Ed eccoci, prima di proseguire, questa è l'ultima puntata, mi andava di fare qualche ringraziamento. Innanzitutto ringrazio tutti coloro che hanno deciso di raccontare le loro storie a Domenica Live, che siamo onorati di aver raccolto tante storie e, consentitemi, anche orgogliosi di aver risolto qualche piccolo caso. Mi riferisco per esempio a Francesca, che è venuta a raccontare la sua battaglia per esempio contro il compagno che la maltrattava ma che era a piede libero, e dopo la nostra intervista questa persona è stata arrestata, così come la storia di Stefano Pepe, il papà che è venuto a raccontare la sua storia e che proprio in settimana, dopo un percorso che è stato avviato grazie a Domenica Like, prima attraverso le videochiamate e poi di persona, in settimana ha potuto riabbracciare i suoi figli. E quindi ringrazio anche i servizi sociali che con impegno sono andati, insomma, a vedere qual era il tassello che mancava, e siamo riusciti anche in questo. Ai tantissimi personaggi che sono arrivati qui, hanno messo il cuore e si sono raccontati, tra un po' ne avremo un altro con cui concluderemo questa edizione, tutti i tecnici, la mia compagna di viaggio Enza Campana, che in queste ultime puntate non è potuta essere con noi ma che voglio veramente bene e mando a lei un grande saluto perché è stata una compagna di viaggio perfetta, Roberta Tondelli e Andrea De Luca, Paola Rossi, la nostra editrice, il nostro direttore Gigi Ermetto, la nostra Carlotta Rossi, i registi Luca Signore e Luca De Ciuseis, tutto lo staff, Francesco Capurro, Italo Argenio, Raffaele Vitiello, Modestino Barbieri, Carmine Barbati. Vi chiedo anche scusa perché è stato un inizio un po' un poco turbolento, ma dovevamo conoscerci un po' meglio e mi sa che ci siamo riusciti. È stato un anno particolare per tutti. Non posso però non ringraziare mio fratello Gianfranco Sannino, che è la mente. Io senza di lui sarei veramente poca roba, quindi lo ringrazio perché so quanto tiene a questo lavoro, probabilmente a volte anche più di me. E ci salutiamo con questo RVM e poi dopo continuiamo con un personaggio che poi vedrete. I nostri saluti.
ed ecco, sono veramente passati in tanti, quindi ringrazio tutti, in modo particolare a Gianni Fiorellino, a cui mando un abbraccio perché in settimana ha perso il suo papà, e volevo ringraziare anche le dottoresse Rita Menditto, Manuela Morra, Silvana Di Martino, Lucia, Sabrina, la piccola Sofì, insomma tutti quelli che hanno fatto importante questo programma Domenica Like. Adesso però arriva il cantante del momento, solo che però sto momento dura da ben 4 anni, quindi è un momento ben lungo, e vediamo di chi si tratta. Stai male, nata vado, non da cuore c'è per tutto e sbagliato. E stai male, nata vado, non la sado abbastanza malato. E stai male, se felice tu, so felice pure, cammino insieme a te addosso e tu c'è stonghi. Si te tratta male, venga a ciò fa capire, non sa da mai permettersi, non mi freghi. L'ultima volta poi non ci avremo più, allora è tutto vero che è venuto da là. Marco Calone, dopo 2 anni ci sono riuscito. Ti ho fatto un po' soffrire. Innanzitutto voglio salutare a tutte le persone che ci guardano da casa, a tutto lo staff, a Gianfranco e a te. Sono davvero onorato di stare. Onorato anch'io, giochiamo in casa perché ebbene sì. Marco, ma che è sto ragazzo del momento? Ma sono passati 4 anni. Io questa cosa non so se prenderla come un complimento oppure, no, tra virgolette, un'offesa, però il ragazzo del momento, su 4 anni che sto facendo questo, anzi no, sto facendo, che stanno facendo, esatto, le persone per me. Quindi questo aggettivo, non so come chiamarlo, ragazzo del momento, io non lo vedo proprio che si addice a me. Non ti si addice più ormai, no, che sei uno che si è veramente affermato. No, nemmeno, non la penso così, però momento. Lo penso io. Ah, grazie, ringrazio. Però momento, io credo che sia così, giusto? Hai ragione. Però comunque... La cosa bella, mentre vedevamo l'RVM tu dicevi... È una cosa bella. Dicevi sì, a me subito, a me, io non so piangere, ti dico la verità, però la cosa che mi viene freddo in cuore, cioè ecco, subito ogni cosa, infatti è stata una cosa bellissima che avete fatto e vi ringrazio immensamente. Che effetto fa? Ma tu ti sei reso conto? Io no, ti dico la verità, però tu lo sai che non... Lo so, perciò perché comunque a prescindere dalla televisione che adesso stiamo facendo insieme, però tu sei una persona che sta sempre a casa mia, tu e Gianfranco, e sapete che ragazzo sono e che persona assolutamente sono. Assolutamente sì. Io non mi rendo conto di tutto ciò che mi stanno parte regalando. Tutto da Valla Carazzà. No, forse un poco prima, da Vieni a vivere con me. Vieni a vivere con me. Però Valla Carazzà è stata l'exploit che, diciamo, mi ha fatto aprire orizzonti, cioè mi ha aperto orizzonti dopo immensi. La quale, ringraziando Dio, non se ne è sbagliata una.
Ultima bomba, ti ha già portato una rosa, dopo vedremo il video. Che ha solo un mese e mezzo, cioè, ovunque, è neonato. Ovunque, i piano bar, nei bar, nei posti più raffinati, nei posti più popolari, ovunque. Non mi è mai capitato una cosa del genere, pure canzoni tra virgolette popolari le ho fatte, c'è l'ultima volta, si felici tu e stai male, palla a carezzare, però ti ha già portato una rosa in tutti i piano bar, lounge bar, discoteca, non so, in un mese e mezzo. Bello. Spero che continui così la cosa. Ma senz'altro, noi iniziamo un viaggio attraverso delle parole che io ho scelto per te, sì, e vediamo dove arriviamo. Iniziamo da questa prima parola. Ecco. Volantino. Bene. Allora, il volantino per me è stata... non so se è stato un punto di partenza o un punto di arrivo. Perché, raccontaci? È perché nel 2013-14/14 ho portato i volantini per strada. Facevi per una somma, diciamo, 15-20 euro discreta al giorno. L'ho fatta in amicizia con amici. Perché serviva? È un momento, sì, serviva. Serviva andare a lavorare. Serviva. Perché venivi da un periodo. Tu sei figlio d'arte, certo, sia da parte di papà che di mamma, Franco Calone e la mia amica Cinzia Oscar. Vari interventi, varie vicissitudini, la storia della tua famiglia la conosciamo e non è il caso di parlarne adesso. C'era bisogno di andare a lavorare. Sì, ma non perché... per avere una avevano fatto mancare qualcosa ai miei genitori entrambi. No, no, no. Per una mia necessità, cioè che no? Indipendenza, che doveva farlo in quel momento. Ma che erano 20 euro, che erano 1000 euro al giorno. L'ho fatto ed è una cosa che io non dimentico mai. Ma come ho fatto il volantinaggio, ho scaricato anche bombole del gas. Volevi andare a Londra a lavorare? Poi questa viene dopo. Sempre in amicizie, in cose che io non dimentico, in amici che io non dimentico mai. Adesso ci siamo un po' allontanati per varie situazioni, però il bene è sempre quello. Mi organizzai per andare con loro a Londra per fare il lavapiatti, perché io quello potevo fare, perché ho la terza media io, purtroppo, però comunque sono una persona autodidatta, tu lo sai, e potevo fare solo quello all'epoca, e per la ragione che mia mamma ebbe quell'intervento il 26 novembre 2013, non partì più per non allontanarmi. Se l'avessi fatto, probabilmente non stavo a farla con te, secondo me. E quando è nata Vallaccaro? Cioè, quando è nato il fenomeno Marco Calone? Perché tu per pensare di andare a Londra vuol dire che non ci credevi più di tanto. Sì, avevo buttato i ferri, diciamo, tra virgolette, perché non è che non avevo più speranze, perché sono sempre stata una persona ambiziosa, anche quando non c'era da sperare. Però comunque quando vedi che tutto ti va storto, ti dici ok, è quella l'unica strada, mi allontano per un po', e poi ritorno. Ma non so se ritorno più forte di prima, nel senso, certo, con la corazza, diciamo, oppure ritorno peggio. Per essere medica non sono partito, è stato molto molto vedi, meglio. Il perché l'abbiamo trovato, sì, è capitato quella cosa alla tua mamma e quindi... Ah, poi feci anche il poligono, perché dovevo prendere il posto tra virgolette post nella guardia giurata, però per il mio tatuaggio alla gola che feci a 15 anni non mi pigliai, quindi è stata anche un'altra... Pensavi ai tuoi piani B, nel senso sì, che... io ho sempre piano B, sempre. Anche quando sono, scusami, quando sono sicuro di una cosa, dico vicino al mio manager per esempio, insomma, c'è stato piano B. Puoi cadere. Secondo me senza piano B non si può vivere. Sono d'accordo. Giusto? E io penso anche perché tu c'è sempre sto piano B. Sì, vediamo la prossima parola. Famiglia. La famiglia ha varie sfaccettature, cioè, a parte mia madre che è la luce dei miei occhi, e tu la sua, cioè,
non saprei vedere la mia vita senza lei, anche se è una cosa regolare. Però ti ripeto, ha varie sfaccettature, cioè come amo mia mamma, io amo anche mio padre. Beh, certo. Anche se siamo lontani da sempre, però comunque... È sempre stato presente nella tua vita. Ovviamente, è sempre sangue mio, quindi non... Ecco. Anzi, io ho sempre timore di mio padre, ma non timore, cioè che abbia paura. Ho sempre quel accostamento, quel rispetto. Però ti ripeto, la famiglia ha varie sfaccettature, può essere anche un amico di sempre, la tua famiglia. Tu all'amicizia tieni parecchio. Io tengo parecchio, anche se ho avuto tantissime delusioni e ne sto avendo ancora di più ora. Sì, Mamma mia, adesso veramente me ne sto accorgendo chi è buono. Ti rendi conto? No, chi è buono e chi è malamente, perché non sono nessuno per giudicare, però sono chi che sono io o malamente. Per un motivo e chi invece sì, è disinteressato. Però vedo, a volte mi fanno... tantissime domande, anzi l'unica domanda che mi fanno più spesso è: il successo ti ha cambiato? No, io credo che cambia chi ti sta intorno e non te. Davvero, l'ho vissuto sulla pelle questa cosa. Ne sono convinto. Cioè anche gli amici, da quello che mi racconti. Si dice che si contano in coppia, ma no. Guardo un movimento, punto. Gli amici. È una brutta realtà, ma è una realtà. E poi ho mia mamma che diciamo è la mia migliore amica. Con chi mi potesse confrontare. Prossima parola. Successo, l'hai nominato prima. Io forse non so cosa sia il successo, non so se è quello che sto vivendo io, o a me è solo popolarità, o momento, come dicono tutti. Però il successo ti apre la mente. E anche le strade. Strade, ti fa forse rispettare da persone che prima tu guardavano nemmeno, Ciro, credimi. Prima non mi... Quindi posso anche... dirlo, non mi consideravano proprio le persone, ma zero. Cioè, anche se io pagavo le persone, non mi mettevano in dei... nelle date, nei live, anche se le pagavo io, non mi volevo. Hai dovuto lottare, nonostante poi, ecco, quando uno dice figlio d'arte, e questa secondo me è un'arma a doppio taglio. Io parlo a nome mio e di tutti i miei colleghi che sono figli d'arte, che ho tantissimi amici. In Zappulla, per esempio. Zappulla, no? Galletta, Desideri, dimmi ne altri, se non mi scordo, perdono se ho scordato qualcuno. Facciamo che li abbiamo nominati tutti. Sì. Non è facile perché tu cammini con l'ombra di tuo papà o di tua mamma, e nel mio caso di papà e mamma, che sono stati e sono la storia di Napoli. Quindi non è facile, è più difficile. Poi diventi Marco Calone e allora si accorgono. Sì, perché in questo caso, non per presunzione, io non sono più, ma lo vedo, lo dico perché lo vedo, sì. Io non sono più o figli Calone o figli Cinzia Oscar. Sei Marco Calone. Sì. Ed è una grande... Questa è una cosa bellissima. Questo è successo, Marco. Ti ringrazio. E no, è questo. Poi voglio dire, così seguito, le tue storie su Instagram, ogni cosa, l'ultimo brano, 2 mesi prima con i TikTok. E io non sono iscritto su TikTok, questo. Non so. Ma Giordano La Rosa ha fatto dei numeri impressionanti, cioè... In 2 video, perché sono caricati 2 video, topic e video ufficiale, siamo in 1 mese e mezzo a 7 milioni di visualizzazioni. Caspita. Una cosa impressionante, veramente. Prossima parola. Paura. C'è qualche paura? Tantissime. Una? Allora, se parliamo di paura, la perdita di mia mamma, quella è la paura più grande che ho. Anche perché, ecco, vedi che ecco. È una paura concreta, perché purtroppo si è verificato, c'è stato un momento in cui era praticamente andata e poi è tornata, come sì, a ti ripeto, il 26 novembre 2013 stavamo in macchina direzione Pozzuoli, sai, sulla strada di Via Campana, dove stanno i motoscafi, quella, e all'improvviso mia mamma, gli occhi bianchi,
diciamo, la schiuma da bocca, ebbe un infarto. E la diederò? No, andammo all'ospedale che dissero la signora è morta. Di solito posso aprirmi proprio. Ma vai. Di solito si fanno tre, come si chiamano? Massaggi cardiaci. Ok. Mi fecero tipo 6-7. Io stavo da fuori, vidi tutto, tutto. Perché mi pigliai in abbracci, cioè io feci proprio, ti lascio immaginare. E entrai fino dentro. Ma Cinzia è forte, però. È come se l'anima di mia mamma salì e poi scese di nuovo. Ti giuro. No, non me lo sembra non so una fantasia, ma non lo è. Credimi, è stato così. Anche se non l'ho visto, se non è stata evidente la cosa, è stata così, io lo metto per iscritto. E veramente siete un'unica cosa. Ma lo sai, cioè. Supera questa paura perché Cinzia è forte, dobbiamo fare tante di quelle cose, teatro. Certo. Il disco. Poi si come parlare di fobie. La tu fobia, le sai, le mie fobie. Sì, quale le paure sono una cosa, la paura. La paura? La fobia è la fobia dei clown. Però proprio a fare il video. Ah, poi mangi stai proprio i clown truccati. Clown, è vero. Ho proprio paura di It, il pagliaccio, più del primo però. Poi tu sei anche uno appassionato di cinema. Oh, tantissimo. Io nel mio tempo libero, io guardo, cioè i film per me, serie TV e film sono la cosa che faccio di più, che guardo di più. Gli attori preferiti? Vabbè, Al Pacino, che l'ho tatuato pure. Denzel Washington, ci sono tantissimi. Come comico Adam Sandler, Jim Carrey. Bene, prossima parola, perché questa è bella. Vediamo, vediamo. Domani. Come fa domani? Per me il domani è troppo tardi. Io dico tra poco, perché per me è sempre un'ambizione tutto ciò che faccio, da quando mi sveglio a quando mi addormento. Io da quando, per esempio, sto con te adesso, io chiudo quella porta, per me già è dopo. Quindi domani per me è troppo tardi, già sto facendo qualcos'altro là fuori, o di buono o di cattivo. Per me la vita è step, bravissimo. Però c'è un progetto, un qualcosa che vorresti realizzare? Io lo so. Dillo tu. No, io ho tantissimi progetti. Spesso noi parliamo di mi meraviglia il fatto che poi un ragazzo come te, che non sta dietro al Grande Fratello, all'Isola, io se proprio devo andare fuori, io devo arrivare a Sanremo. Sempre modestamente parlando. No, è un'ambizione, un sogno. Sanremo, io sono consapevole che la mia voce, tra virgolette, non si adatta lì, perché stanno delle voci immense. Però me dire. E meritano moltissime persone a Napoli più di me. Non ne cito, sennò si può pigliare con loro qualcuno, però ci sono tantissimi cantanti che meritano Sanremo. Io se andassi a Sanremo, canterei sempre napoletano. No, ci deve andare Marco Calone. Bravo. Non abbandonerei mai la mia Napoli o il modo mio di cantare, diciamo, ca frunni limone. Guarda che sei l'unico che canta come si canta a Napoli, sì. Se voglio dire, forse, forse questo ha accettato il pubblico e piace al pubblico. E stavo, voglio riallacciarmi al discorso di Sanremo. Io non abbandonerei mai il mio stile di cantare. Ci facesse sempre una pulegna là a Sanremo. Io ti ho portato una rose. Sarebbe l'essere portata a Sanremo. E chissà che, guarda Marco, non ti dico la verità. Vediamo. Perché, scusami, Enzo Caradonna ha scritto davvero una poesia. Lo salutiamo, Enzo Caradonna. Un bacio. Prossima parola. E credo che concludiamo. Noi concludiamo sempre così, le parole che non ti ho detto, una parola, un pensiero che ti viene di dire. Cirulla, io direi un milione di parole, come ne direi zero, perché mia mamma mi ha insegnato una cosa: a me la parola è che la canonserisce, perché io sono una persona che non ha peli sulla lingua, lo sai come sono fatto, io quello che ho da dire lo dico sempre, però non vorrei creare polveroni, non vorrei alzare polveroni, quindi una parola voglio dire. Grazie. Hai detto niente. Ma davvero però. È vero, grazie, perché so quanto tu tieni
alla tua gente, mamma mia, quella che ti che quello, ha fatto quello diventare che mi rega, Marco Calone, quello che mi regala le persone, forse lo fanno inconsapevolmente, ma è una cosa cosa guarda, che secondo me manca a loro, se rendono conto di quella che mi stanno. Ma la tua forza è che nemmeno tu ti sei reso conto. Noi stavamo in giro l'altra sera. Sì, il pubblico e io siamo cose unite, sai perché? Posti, perché loro. In posti dove non ti aspetti dallo stereo esce la canzone e la gente dentro che canta, t'ha sepultato una rosa, vuol dire che è successo qualcosa. Ma ce l'ho. Ci fermiamo per qualche istante e poi la sentiamo, t'ha sepultato una rosa. Va bene. A tra poco. Eccoci, a me fa veramente piacere aver chiuso questa edizione con te, Marco, che sai quanto ti voglio bene, siamo vicini perché noi la quarantena l'abbiamo fatta quasi insieme. Sì, assolutamente. Non c'è pericolo. Non vi sbalordite. Io ti ringrazio, ringrazio anche il pubblico che mi ha seguito in tutte queste puntate, ai tanti messaggi che sono arrivati e anche alle tante storie che non abbiamo avuto modo di poter raccontare, ma vi prometto che ci penseremo già dalla prima puntata della prossima edizione. Marco, ci salutiamo con il successo. Grazie. Il successo del momento, perché poi ne pensiamo anche a quello che sì, sarà dopo. Sì, ovviamente, è un continuo pensare, progettare. Taz Purtata da Rosa, che sarà la sigla della nostra ultima puntata. Ciao. Grazie a tutti ragazzi. Marco Calone. Grazie. Grazie, ciao. A settembre, buone vacanze. Come fai? Se tu senti parlare, come fai? Che stavo facendo non mi ascolti mai. Tutte notte si addorme con me. E per tu fa capita, ci portate la rosa. Se io guardo dentro c'è sta succedendo qualcosa. Se mi vuoi far sta buona a me ma basta, non mi basta. Non c'è sta vece che mi vuoi fare io paradiso. E per non farmi mi so accarezzando sti male. Che voglio che senti vicino a me già nudiano. E se faccio in bambù sono stimato che voglio di sentire.